Tutto si sgretola e tutto si disgrega. Le nozioni che ritenevamo acquisite si disfanno. Il grande rivolgimento ha inizio e tutti distruggono gli strumenti di cui si servivano i nostri padri. Nei paesi in cui regna la censura ci si affanna a negare l'evidenza. Nei paesi in cui è stata abolita si dice qualsiasi cosa. La differenza appare impercettibile, giacché mentire o perdersi è lo stesso. Si suppone che chi mente andrà a raggiungere un giorno o l'altro chi si è perduto. Le muse hanno abbandonato la terra e ormai da parecchie generazioni le belle arti sono morte. Gli impostori hanno campo libero e mai se ne videro di più incredibili. Ma la cosa più triste è che coloro che si oppongono alla loro impostura non hanno niente da proporci, nient'altro che banalità. Le nostre città sono incubi, i loro abitanti diventano simili alle termiti, tutto ciò che si edifica è di una bruttezza mostruosa e noi non sappiamo più costruire templi, palazzi o tombe, piazze trionfali o anfiteatri. A ogni passo la vista è offesa, l'orecchio assordato e l'olfatto messo a dura prova. Presto ci chiederemo a che serve l'ordine.